stanno dicendo. Come stavamo dicendo prima della pausa, come anche il collega aveva sollecitato questo chiarimento, diciamo quindi la cosa importante è che il lavoro utile che noi otteniamo, lavoro per ogni ciclo, anche lavoro per ciclo, okay, che otteniamo, lo possiamo vedere come la differenza tra il lavoro che si ottiene durante la fase di espansione, meno quello che spendiamo per la compressione, e come dicevamo fin qui c'è familiare questo modo di scrivere, l'abbiamo incontrato diverse volte con i precedenti impianti e motori che abbiamo studiato. La differenza, trattandosi di una macchina volumetrica, è che a questo dobbiamo anche sottrarre il lavoro che spendiamo per introdurre il fluido, quindi durante la fase di aspirazione, e ancora dobbiamo sottrarre il lavoro che spendiamo durante la corsa di scarico, okay, per espellere i gas. La somma del lavoro di aspirazione più il lavoro di scarico si chiama in gergo, abbiamo detto, lavoro di pompaggio, proprio da un'idea della spesa energetica. In alcuni motori, in alcune condizioni di funzionamento, questa spesa non è affatto trascurabile, e quindi il lavoro utile lo possiamo vedere scritto così. Alcuni motori si vuole introdurre per ridurre la potenza, per adeguare la richiesta di potenza all'erogazione, scusate, di potenza alla richiesta dell'utente. Se l'utente richiede potenze molto basse, alcuni tipi di motori devono introdurre meno aria, e questo molte volte viene fatto appunto andando come risultato ad abbassare questa curva della pressione, ok? E quindi, come vedete, quanto più si ingrandisce quest'area di questo che si chiama ciclo di pompaggio, evidentemente tanto minore è il lavoro utile che si ottiene, e questo danneggia, peggiora il rendimento in certe condizioni di carico parziale. Oh, queste sono queste considerazioni. Ecco, qui le troviamo un attimo riviste in maniera un pochino più realistiche. Quello era qualitativo, questo è un diagramma quantitativo, okay. Questo diagramma, appunto, questo che abbiamo studiato, stiamo chiamando ciclo reale per analogia, per continuità con quello che abbiamo fatto per gli altri impianti, okay. In realtà insomma, il nome con cui è conosciuto, cioè se andate in una fabbrica dove questi motori si costruiscono, si sviluppano, si ottimizzano, si mettono a punto, eccetera, non troverete nessuno che chiama un diagramma del genere ciclo reale. Il termine, dobbiamo familiarizzare anche, visto che facciamo questo mestiere, anche con il gergo che si adopera nel nostro lavoro. Chi si occupa di questi impianti qui
questo ciclo lo chiama ciclo indicato o diagramma indicato, perché chiaramente come si ottiene appunto un ciclo che noi potremmo chiamare ancora reale, così come l'abbiamo visto. Chiaramente non si ottiene facendo dei calcoli sulla irreversibilità delle trasformazioni, eccetera, ma tutti i punti di questo ciclo vengono disegnati andandoli a misurare, sperimentare. Si mette il motore sul banco, ci sono degli strumenti che misurano la posizione molto semplicemente. Ci dicono in che posizione si trova l'albero del motore, no? Quanti gradi rispetto a un certo riferimento. Da quelli, con qualche moltiplicazione e divisione, è facile risalire alla posizione, allo spostamento lineare dello stantuffo all'interno del cilindro, e quindi è nota la corsa che varia, no? Da un massimo a un minimo, come sapete, e quindi se io so che il pistone si trova in questa posizione, pi greco di quadrato quarti è costante, perché chiaramente l'alesaggio del cilindro non cambia, quello che l'ho costruito non cambia, quindi conoscendo questa posizione variabile moltiplico per s e ottengo le ascisse, i valori sulle ascisse. Poi ci sono dei sensori di pressione che diciamo, con una buona risoluzione rilevano la pressione in camera e all'interno del cilindro, intendo dire, e quindi si dà vita a un diagramma di questo genere. Questi oggi li chiamiamo sensori di pressione, sono di diversa natura, uno dei più diffusi è un sensore che si basa sulle proprietà di un minerale, il quarzo, che cambia, che cambiando di volume emette ha questa caratteristica, diciamo, se cambia il volume di questo quarzo, emette un certo segnale in tensione o in corrente. E chiaramente il volume di questo quarzo cambia, quindi c'è una proporzionalità con la pressione in camera, quindi una volta tarato, dalle variazioni di volume dei relativi segnali si può risalire ai valori della pressione con una ottima elevata precisione, sì, cosiddetti trasduttori a quarzo. Prima si usavano gli strumenti un po' più semplici che si chiamavano indicatori della pressione. Ecco perché il ciclo, il diagramma si chiama indicato e non reale, perché appunto veniva fuori da una sperimentazione fatta in questo modo. Ok, e qui appunto è stata ingrandita, è stato fatto uno zoom su. Quindi diciamo, questo è il ciclo cosiddetto, si chiama ciclo di alta pressione per ovvi motivi, e questo si chiama ciclo di pompaggio. Quindi il lavoro per ogni ciclo è quello che si ottiene facendo, diciamo, la differenza, la somma algebrica fra il valore positivo di quest'area e quello negativo di quest'altra, che insomma possiamo vedere come l'integrale di P di B esteso a tutto il ciclo, ovvero sarebbe bene, diciamo, estenderlo al ciclo di alta pressione, fare altrettanto col ciclo di bassa pressione e poi effettuare la somma algebrica. Ok? Questo era lo zoom su questa. Va bene, questo per quanto riguarda il ciclo reale o indicato, che si voglia. Andiamo un altro po' avanti. Una cosa che possiamo cominciare a dire subito è, prima di fare qualche passo avanti, è che avete visto, abbiamo trattato
in comune. Io, parlando di queste cose, volutamente non ho fatto distinzione. All'inizio abbiamo detto esistono due famiglie, quindi motori a quattro tempi, siamo d'accordo, però poi abbiamo detto a quattro tempi sono i motori che seguono il ciclo Otto o quelli che seguono il ciclo diesel. E dopodiché abbiamo fatto tutto questo discorso e io non ho più precisato di quale di questi due cicli ci stiamo occupando. Diciamo, è stata una cosa voluta perché in realtà tutte le cose che abbiamo detto si possono applicare ad entrambi. Chiaramente ci saranno delle variazioni di dettaglio, cambieranno i numeri se i diagrammi fossero quantitativi, diciamo, ci saranno delle differenze sulle modalità con cui si ottiene la reazione di combustione, su come sviluppa la reazione di combustione, però diciamo, a livello di termodinamica del ciclo le considerazioni che abbiamo fatto si possono applicare bene a entrambe le tipologie. Ok? Ciò detto, quindi giusto 5 minuti per darvi un'idea delle differenze costruttive e di funzionamento soprattutto di queste due tipologie diverse, che al di là dei cicli di riferimento che di partenza, quindi che si differenziano sostanzialmente per una delle quattro trasformazioni, ovvero quella di somministrazione del calore, che il ciclo 8 appunto la immagina a volume costante, il ciclo diesel la immagina, il ciclo diesel ideale la immagina a pressione costante, e abbiamo visto nella realtà per entrambi non è né a volume costante né a pressione costante. Appunto, la riprova, per dir così, che nella realtà le cose vanno abbastanza diversamente da quanto previsto da quei due cicli che perciò continuo a chiamare di riferimento, sta in questo risultato, cioè nel fatto che a prima vista, salvo a guardare dei numeri che a un occhio esperto potrebbero dare dei suggerimenti, ma a prima vista questo ciclo può essere il ciclo reale sia di un motore diesel sia di un motore ciclo 8 ad accensione comandata. Okay? E siccome i cicli di riferimento erano diversi, no? Abbastanza diversi fra di loro, come abbiamo visto dalle immagini, questo vuol dire che nessuno di quei due cicli di riferimento poi trova nella realtà un riscontro effettivo, diciamo una sorta di controprova. Detto questo, quindi volevo un attimo accennarvi le principali differenze fra questi due tipologie, che giustificano anche poi il nome che comporta, che si dà normalmente a questi due diversi tipi. Diciamo, la differenza di fondo consiste nel come appunto si dà il via, come si innesca la reazione di combustione. Essenzialmente quindi, come sapete, l'abbiamo parlato a suo tempo quando abbiamo fatto quei cenni sui principi di combustione, una reazione chimica, qual è la reazione di combustione? Tutte le reazioni chimiche, abbiamo detto, per potersi sviluppare hanno bisogno di quelli che chiamiamo gli ingredienti, ovvero i reagenti, certe quantità, in certe proporzioni giuste, di questo abbiamo già parlato, quindi quelle cose che abbiamo detto 15-20 giorni fa sono ancora vere, non è che applicate a questi impianti non siano più vere.
E quindi questo è vero. L'altra cosa vera che dicevamo è che una volta che io ho predisposto la reazione con gli ingredienti, cioè con i reagenti nelle giuste proporzioni, per far iniziare la reazione ho bisogno di quella che è l'energia di attivazione, che se no la reazione non si mette in moto. E appunto la differenza di fondo fra queste due categorie di motori sta nel come viene fornita l'energia di attivazione, cioè quindi la famiglia dei motori che seguono quel ciclo di svegliamento che abbiamo detto di 8, che sono conosciuti col nome di motori ad accensione comandata, provvedono a far iniziare la combustione, quindi questo punto che abbiamo detto viene ottimizzato, abbiamo descritto prima, quindi individuato l'istante in cui si ritiene bene che possa iniziare la combustione, il via viene dato appunto fornendo l'energia di attivazione. Questa viene fornita facendo scoccare, quindi significa che all'interno già ho in qualche modo ho introdotto i due reagenti, cioè sia l'aria sia il combustibile. Non abbiamo detto niente e diremo pochissimo su come si introduce il combustibile. Ci sono, insomma, immaginate che diciamo la via più usuale è quella di spruzzare gocce di combustibile nel condotto di aspirazione di questi motori. Che seguono il ciclo 8, sto parlando. Quindi sostanzialmente la miscela aria combustibile incomincia a formarsi fuori dai cilindri, fuori dal motore, si miscelano, hanno il tempo durante la fase di aspirazione di omogeneizzarsi, di miscelarsi bene e di avere una miscela quindi abbastanza omogenea. Nel frattempo il combustibile, oggi sapete, si adoperano combustibili di tutti i tipi, più diffuso, sapete, è in fase liquida, come sapete, quindi viene spruzzato in fase liquida, però poi appunto ha tutto il tempo per evaporare e durante l'aspirazione, durante la successiva fase di compressione, soprattutto a fine compressione, salgono le pressioni, ma salgono anche le temperature evidentemente, e quindi arrivati a questo punto il combustibile presente è presente al 99% in fase vapore, okay? A questo punto quindi è nelle condizioni ideali per poter accendersi, ha bisogno solo dell'energia di attivazione. Questa energia di attivazione viene fornita appunto dalla scintilla che scocca fra gli elettrodi di quella che si chiama candela, e quindi diciamo questa scintilla provvede a fornire pochi joule di energia termica perché pochi? Perché come mai bastano? Sono sufficienti pochi perché diciamo è importante che questa energia venga ceduta anche a una piccola parte della, cioè se c'è una miscela di x grammi di aria combustibile, non è che dobbiamo dare l'energia di attivazione a tutti gli x grammi, basta darla a una frazione anche molto piccola, da lì si innesca la reazione di combustione, che poi successivamente si sviluppa. La reazione è esotermica, quindi sviluppa abbondantemente il calore necessario per dare l'attivazione alla restante parte di miscela che deve ancora bruciare. Quindi, come si suol dire, una volta innescata la reazione si autosostenta, quindi va avanti da sola, la devo soltanto innescare, quindi mi basta un minimo, quindi ecco perché quella scintilla è sufficiente a fare accendere poi progressivamente tutta la miscela. E la caratteristica della combustione di questa tipologia di motore è proprio questa progressività della fase di combustione, nel senso che se lo vediamo così in pianta, diciamo il cilindro, se supponiamo che al centro ci siano gli elettrodi della candela, quindi che la scintilla parte di qua, e qua immaginiamo che tutto intorno c'è tutta miscela aria vapore di combustibile, la caratteristica
chiave di questa famiglia di motori è che appunto la fiamma nasce in un intorno abbastanza stretto del punto dove io ho fornito l'energia di attivazione, quindi degli elettrodi di quella candela, e poi si propaga progressivamente a tutta la miscela contenuta all'interno della camera di combustione. Ok? Quindi, come dire, ci sarà un istante, non so, per esempio, se seguiamolo qui, vedete, qui abbiamo detto che siamo in pieno svolgimento della combustione, che non si è esaurita, e ce lo testimonia la crescita ancora presente della pressione. Quindi sicuramente, per esempio, in questo istante non si è esaurita la fase di combustione. Dal punto di vista chimico, che cosa sta succedendo? Significa che, per esempio, in questo istante, se lo andiamo a fotografare a livello di chimica della reazione, noi abbiamo proprio abbiamo una fiamma che si è partita da qua e si è sviluppata, ha interessato una certa porzione della miscela aria combustibile presente in camera, e davanti a questa fiamma, davanti alla sede della reazione chimica, si chiama dove avvengono le reazioni, c'è un certo spessore dove avviene la reazione, all'interno che cosa succede? Se appunto fotografiamo qui la situazione in un istante intermedio, abbiamo che all'interno di questo cerchio che vi ho evidenziato, abbiamo la reazione si è completata, e quindi quelli che erano i reagenti, aria e combustibile, si sono già trasformati in prodotti. Cioè qui c'è questa zona che ho scurito, rappresenta, è già formata, è già piena di prodotti della combustione, quella miscela di CO2, H2O di cui abbiamo parlato più volte, i gas combusti. Ok? Da quest'altra parte invece c'è la miscela aria combustibile che deve ancora bruciare, okay? Che sta ancora lì, diciamo tranquilla, tra virgolette, ad aspettare di accendersi e di bruciare. C'è un confine, quindi, evidentemente, che è rappresentato dalla sede di questa reazione che si sposta progressivamente, il confine che è appunto delimita da una parte i gas combusti, dall'altra la miscela fredda. E che cosa succede su questa linea di confine? Succede che si sviluppano le reazioni di combustione mano a mano, d'accordo? Perché mano a mano che si allarga questo cerchio, significa che inglobo, faccio partire la reazione di combustione coinvolgendo porzioni di miscela sempre più periferiche. Questa serie di reazione ha un nome in queste come si chiama? Fronte di fiamma, si chiama proprio così, che è fronte di fiamma, che quindi divide la porzione di miscela che deve ancora bruciare dai gas combusti che si sono già formati. Ok? E la combustione si completa quando praticamente questa continua a crescere ed è tutto, funziona bene, tutto regolare, quando appunto avrà bruciato questa fiamma, piano piano si allarga e va a interessare tutta la miscela presente in camera. Ho anche una bella immagine, queste cose insomma con delle tecniche sofisticate, c'è il modo da oggi di visualizzare queste cose, che ho solo qualche perplessità, non sono sicuro di trovarla prima che... guardate in colonna le cose, lasciate perdere le righe, diciamo, quello che vi dicevo prima, questo è un esempio, non so, guardiamo questa seconda colonna che abbiamo portato in mano, ecco, questo è il nucleo di accensione di cui vi parlavo, vuol dire che in questo motore la candela non era proprio al centro, se sono delle scelte progettuali, come vi dicevo, se guardate 10 motori diversi trovate 10 configurazioni diverse, è abbastanza difficile generalizzare. E quindi
sicuramente da queste parti c'era la candela che ha fornito l'energia di attivazione, i colori chiaramente indicano le temperature, sono sensibili alle temperature, quindi il colore scuro, questo blu scuro che vedete, è rappresentativo della miscela aria combustibile che deve ancora bruciare. Quello in rosso invece è rappresentativo del gas combusto che si è già formato a seguito dello sviluppo della reazione. Quindi, come vedete, queste sono immagini, queste sono cose vere, non sono fotografie molto particolari prese all'interno del cilindro di un motore vero. Okay? E quello che è scritto qui è questo, cioè che questa prima immagine, quindi con questo primo nucleo di fiamma, è stato fotografato 7 gradi prima, misurando la posizione dello stantuffo piuttosto che la posizione lineare dello stantuffo, prendendo come riferimento la rotazione dell'albero motore. Quindi 7 gradi prima del punto morto superiore, quel meno 7 significa appunto che, diciamo, se questi sono 0 e questi 180 gradi, meno 7 significa appunto poco prima di arrivare, questo è il significato di quel meno 7, ok? Significa che sta facendo la rotazione l'albero e sta portando lo stantuffo al punto morto superiore, quindi vuol dire che qui siamo ancora in fase di compressione, siamo a fine compressione, ok? Chiaro? Questo. Ok, e meno 7, meno 5, meno 1, quindi vedete, questa è la progressione, quindi qui vediamo come si sviluppa la fiamma e qui leggiamo che appunto stiamo completando la compressione. Qui abbiamo scavallato, appunto, quindi diciamo qui siamo un grado prima del punto morto superiore, qui siamo un grado dopo, quindi appena appena lo stantuffo ha invertito il moto e ha iniziato la corsa verso il punto morto inferiore. Ciò detto, quindi vedete come la caratteristica fondamentale, e quello che stavo cercando di dirvi prima con questo disegnino, è che a un certo punto della combustione, vedete nettamente, possiamo dividere in due zone la camera di combustione. Una zona, questa, dove ci sono i gas combusti che hanno già raggiunto 2000 gradi centigradi, ok? E davanti a questa, tranquilla, tra virgolette, diciamo nel senso tranquilla che sta lì e non partecipa al momento alla reazione, c'è la miscela aria combustibile, vapore di combustibile, a una temperatura di 400-500 gradi centigradi e che ancora deve dare vita alla combustione. La combustione si sviluppa nel momento in cui, diciamo, la periferia di questa zona entra in contatto con la miscela, con i reagenti che devono ancora bruciare. E quindi quello che succede è che la fiamma si allarga, si ingrandisce e questa zona blu si rimpicciolisce a indicare che diciamo, ci stiamo avvicinando verso, se guardiamo questa immagine qua, vedete, stiamo arrivando verso la fine della fase di combustione. Questo è il punto simmetrico rispetto a quello iniziale, quindi come dicevamo, grosso modo si cerca. Quindi vedete, in 14 gradi di rotazione dell'albero abbiamo avuto una combustione che appena partita e si è quasi del tutto sviluppata, completata. Okay. Questo è tipico del motore che segue il ciclo Otto, che appunto possiamo finalmente chiamare, come vi dicevo, ad accensione comandata. Perché comandata? Adesso possiamo spiegare questo termine, perché il comando è quello, appunto l'accensione viene comandata, nel senso che si dà il via alla reazione, nell'istante in cui, diciamo, il comando è rappresentato dalla azione di far scoccare quella scintilla, quindi da qualche parte ci sarà il solito gestore del funzionamento, il solito controllore del funzionamento del motore che fa partire quel segnale per far scoccare la scintilla. Se non parte questo,
segnale, se non scocca nessuna scintilla, la combustione non parte. Quindi quello è il comando, ecco perché si chiama accensione comandata, perché l'accensione intanto si avvia in quanto io do questo comando tramite quella scintilla. Quindi il controllore, il gestore, l'unità di controllo del moto che sovraintende a questa operazione saprà, diciamo, scegliere l'istante, come vi dicevo, avrà una sua memoria, una sua mappa di memoria nella quale è memorizzato l'istante ritenuto favorevole per far scoccare quella scintilla. Quindi parte il comando e si avvia il comando per l'accensione, si avvia la combustione. Ecco perché il termine accensione comandata. Ok? L'altra famiglia di motori invece lavora dal punto di vista della combustione, chiaramente la distinzione fra motore ad accensione comandata e motore ad accensione che si chiama anche per compressione o secondo il ciclo diesel, sono più conosciuti sicuramente col nome di motori diesel, la differenza di fondo appunto tra queste due famiglie, diciamo subito, sta tra tutte le fasi che il ciclo di funzionamento del motore sta nella fase di combustione, assolutamente. Okay? Quindi questa è la modalità tipica del motore ad accensione comandata. Nel motore diesel le cose vanno diversamente, molto diversamente, nel senso che la prima differenza è che il combustibile non viene mai introdotto fuori dai cilindri in questi motori, okay? Ma viene introdotto direttamente all'interno del cilindro nel momento opportuno. Quindi sostanzialmente il motore diesel aspira quando appunto fa la fase di aspirazione, quando facciamo questa fase qui, quello che va a riempire il cilindro è aria, soltanto aria, senza tracce di combustibile. Okay? Si apre quella valvola con le modalità che abbiamo detto, effettuiamo l'aspirazione, introduciamo, riempiamo tutto il cilindro della giusta quantità di aria, compatibilmente con quel punto di funzionamento del motore. Arriviamo da queste parti chiudiamo la valvola di aspirazione, facciamo partire la trasformazione di compressione, questa, comprimiamo e solo verso la fine, ecco perché poi ci ritroviamo che dicevo questo disegno va bene per entrambe le tipologie, perché verso la fine della fase di compressione, questa volta, chiaramente se vogliamo far avvenire la combustione, cioè ci dobbiamo mettere poi il combustibile, perché finora stiamo trattando solo aria, se vogliamo la combustione purtroppo ci vuole anche il combustibile, sarebbe bello evitarlo, ma purtroppo è necessario. Ok? E diciamo, quello che fa il paio con quindi nel motore di accensione comandata c'era già la miscela e davamo il comando all'accensione di quella miscela. Qui abbiamo solo aria e in questo istante non è che diamo un comando, semplicemente introduciamo, spruzziamo all'interno del cilindro, spruzziamo il combustibile ad alta pressione con certe modalità che non è il caso di andare a specificare. Comunque il concetto è questo: a fine compressione, quando abbiamo una pressione dell'ordine di alcune decine di bar, e attenzione, pressione dell'ordine di bar significa temperature dell'ordine di alcune centinaia di gradi centigradi, quello è importante, questo discorso sulla temperatura, perché ancora una volta, per esempio in questo istante, spruzzando queste goccioline piccolissime di combustibile, ancora una volta noi non facciamo altro che introdurre i due ingredienti necessari per la reazione, quindi l'aria già c'era
introduciamo il combustibile e da questo punto, nella giusta quantità chiaramente, affinché il rapporto fra la massa d'aria e la massa di combustibile stia entro i famosi limiti di cui abbiamo parlato altre volte, d'accordo, ma ancora una volta anche in questo caso abbiamo bisogno dell'energia di attivazione, non è che appunto spruzziamo il gasolio, tipico combustibile per i motori diesel, non è che spruzziamo il gasolio all'interno di quel cilindro e quello così si accende solo perché trova, incontra l'aria che gli serve, necessaria per la combustione. Ha bisogno dell'energia di attivazione. Questa energia di attivazione, diciamo, se la ricava, diciamo il termine, se la ricava da solo, la va a sottrarre all'aria, all'energia termica dell'aria compressa, come vi dicevo prima. Comprimere significa anche riscaldarla di fatto, quindi se io comprimo fino a una pressione di alcune decine di bar, se la vado a misurare con, e lo si fa tranquillamente, vado a misurare la temperatura dell'aria verso la fine della fase di compressione, per esempio in questo punto, scopro che quell'aria ha una temperatura di 400-500 gradi centigradi. Quindi spruzzando queste goccioline di piccolissimo diametro in seno a questa massa d'aria a 400-500 gradi centigradi, queste assorbono calore dall'aria e quindi prima di tutto questo calore le consente di evaporare, okay? Che se devono bruciare, chiaramente non possono bruciare quando sono in fase liquida, devono prima evaporare, quindi evaporano e in più, diciamo, sempre il calore, l'energia termica dell'aria trasmessa a queste gocce consente a queste di evaporare e fornisce anche l'energia di attivazione di cui ha bisogno la reazione. Ecco perché questi motori, lo so, sono molto più conosciuti col nome di motore diesel, però diciamo per fare il paio con i motori ad accensione comandata, che invece si chiamano così, di solito nessuno chiama motore a ciclo 8, cioè questa disparità, insomma. 8 è stato messo da parte e dalla sua intuizione termodinamica i motori che ne sono derivati chiamano tutti motori ad accensione comandata. Diesel, che ha fatto qualcosa di analogo, poi in realtà invece questo nome è rimasto molto di più nell'uso quotidiano, ma diciamo il motore che ne segue appunto si dovrebbe chiamare motore ad accensione per compressione, e appunto penso a questo punto è chiaro il motivo di questa terminologia. Dopodiché, ultima cosa, stavo guardando l'orologio, poi vi lascio, chiaramente proseguiamo la settimana prossima. L'ultima cosa sulla combustione, quindi diciamo, queste sono le modalità per attivarla, quindi diciamo sfruttando l'energia termica dell'aria che è stata compressa durante la trasformazione di compressione. E a questa però segue una modalità di combustione nettamente diversa rispetto a quella che abbiamo appena descritto, nel senso che queste goccioline che appunto vengono spruzzate e vanno a diffondere all'interno di quest'aria compressa, praticamente diciamo non rigorosamente, ma praticamente, una volta che hanno incamerato questa energia di attivazione, una volta che sono venuto devono evaporare, abbiamo detto, devono incontrarsi ognuna con la giusta quantità d'aria circostante, però una volta fatte queste fasi propedeutiche alla reazione di combustione, ok, prendono fuoco e si accendono tutte quante, insomma, non c'è più quella direzione preferenziale, non c'è un nucleo centrale e una successiva propagazione, ci sono una miriade di gocce che hanno le condizioni per autoaccendersi e si autoaccendono, diciamo
praticamente, non rigorosamente, ma praticamente tutte contemporaneamente, ok? Tutte quelle presenti in quell'istante. È chiaro che l'introduzione del combustibile, ancora una volta, non è che si conclude in un istante, ok? Io inizio a introdurre, a iniettare il combustibile in un certo istante, questa iniezione con modalità diverse si protrae per tutta la fine della compressione e per l'inizio dell'espansione. Quindi è chiaro, quindi ci sono nuove gocce che entrano e bruciano rapidamente, però quelle presenti in un certo istante nella camera di combustione bruciano tutte, diciamo, simultaneamente. Non c'è una propagazione da qua ad andare qua, ma se ci sono delle goccioline nel giusto rapporto aria-combustibile con le temperature di autoaccensione già raggiunte qua, qua, qua e qua, quelle si accendono tutte quante simultaneamente. Questo fatto, diciamo, si vede in maniera molto evidente nel funzionamento del motore diesel, perché provoca una crescita. Ecco, la differenza ci sarebbe, però come vi dicevo ci vuole un occhio attento e ci vorrebbero i numeri sulle ascisse e sulle ordinate, ma diciamo che qualitativamente, se questa è la curva dei gradienti di pressione del motore ad accensione comandata, un analogo motore che segue il ciclo diesel avrebbe una curva dei gradienti di pressione molto più ripida. Per questo fatto, perché lo sviluppo dell'energia termica è praticamente istantaneo, e quindi questo provoca, è quasi come se fosse un'esplosione, okay? E il comportamento si chiama proprio così, semi-esplosivo di questa miscela aria-combustibile, che provoca questa impennata di pressione, questo gradiente di pressione molto ripido. E questo gradiente di pressione molto ripido, oltre a dircelo gli strumenti, ce lo dice il nostro orecchio. Non so se qualcuno di voi ci ha mai fatto caso più di tanto, ma se voi andate a sentire, fate girare al minimo un motore ad accensione comandata, che è un motore diesel, accostate l'orecchio, fate attenzione, sentite due rumorosità abbastanza diverse. Quella del motore diesel è un po' più pronunciata, e soprattutto in particolare è un po' metallica, è simile a un battito di metallo contro metallo. Questo battito deriva dalle sollecitazioni, perché a quei gradienti di pressione corrispondono praticamente delle onde di pressione che vanno a riflettersi sulle pareti interne del cilindro, sul tetto del cilindro, inducono vibrazioni alla struttura metallica che compone il motore, che sono percepibili all'esterno sotto forma di questo battito metallico, che è tipico di questo motore. Laddove il gradiente di pressione è più attenuato, anche la rumorosità, questo si chiama rumore di combustione. È un fenomeno che chi si occupa di conosce bene, sempre col nome inglese, combustion noise, che appunto sostanzialmente è funzione del gradiente di pressione che segue allo sviluppo della combustione. Più è ripido il gradiente di pressione, maggiore è questo combustion noise. Okay. E siccome praticamente fattore 2, tranquillamente 2,5 di differenza nei gradienti del motore diesel e del motore ad accensione comandata, ecco che la rumorosità percepibile all'esterno è nettamente superiore. Questo è il motivo. Ok?